E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire il Symmetria, uccello da ricognizione esotico aggiunto con la stagione dell'alba e ottenibile per chi ha il season pass al primo livello, mentre per tutti gli altri al 35esimo. Il perk esotico del Symmetria ci permette, tenendo premuto quadrato, di cambiare modalità di fuoco. Inoltre, il colpo verrà caricato in base ai colpi precisi inflitti in precedenza. Questo cosa vuol dire? Che mentre noi utilizzeremo normalmente l'arma, per ogni colpo preciso inflitto verrà aumentato di 1 lo stack del buff. Quando vorremmo quindi cambiare modalità di fuoco tenendo premuto quadrato e quindi diminuendo il rateo di fuoco all'aumentare dell'impatto, il danno dell'arma sarà aumentato in base agli stack del buff e quindi di conseguenza in base ai colpi precisi inflitti. Il buff è cumulabile fino ad 1x15, di conseguenza trovate qui la tabella completa di come aumenta il danno al variare appunto degli stack. E a questo proposito andiamo subito a parlare dell'utilizzo che possiamo fare dell'arma in PvP. A mio parere questa è molto buona, sia perché di base il ricognizione è un buon ricognizione, e sia perché se si riescono ad alternare bene le due modalità di fuoco si può utilizzare l'arma in diverse situazioni. Personalmente io attivo il perk e quindi diminuisco il rateo di fuoco bene o male quando sono intorno ai 5 stack di carica e voglio magari pushare oppure colpire più nemici contemporaneamente, dato che i colpi sparati con il perk attivo riusciranno anche a concatenare i nemici. Di base comunque l'arma fa un danno di 41 in testa e di 28 al corpo, passando poi alla seconda modalità di fuoco per la quale valgono i danni che avete visto prima in tabella. Per quanto riguarda il PvE, l'arma non è certamente delle migliori, non eccelle né in pulizia né tantomeno nel danno. Abbiamo fatto il nostro solito test di calli e come potete vedere abbiamo ottenuto un 130.000 circa di danno, il che in confronto ad altre armi è veramente molto molto poco. In generale l'arma ha un rinculo, una velocità di ricarica e un impatto medi, una gittata veramente molto alta che riesce spesso a tenere testa anche alle cecchini, un caricatore da 20 colpi e una cadenza da 260 colpi al minuto, il che lo rende un fucile da ricognizione ad alta cadenza, per intenderci dello stesso archetipo del coltello d'arancio di Randy. Detto questo ragazzi, io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate e condividetelo con tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la trallissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook come ogni video, vi lasciamo questa descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantastico sito, e detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo la tua salvezza.